Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Bentrovati a tutti quanti, arriviamo da posti diversi, ci sono due concelebre, io sono Derio e sono il Vescovo di Pinerolo, e ci sono due sacerdoti che sono Don Gianluigi da Moretta, Bologna e Faule, ma originario da più giù, Ugento, Santa Mideleuca, Don Stefano da Settimo Torinese. Molto bene, e poi c'è gente, noi siamo un gruppo da Pinerolo quindi i vari paesi del Pinerolese, però ho visto che c'è gente da Piscina, c'è gente da Vigone, eccetera eccetera, ma c'è anche gente da Fossano, da Bove, Scuneo, da Centallo, poi abbiamo dei francesi, ho visto Lina, oui, qui viene de Grenoble. Abbiamo un grande alpinista che è Patrick Gabarou, è Franca, che viene da Alta Savoia e altri sicuramente che arrivano da altre parti, altri posti che non ho citato, Volvera, Cumiana, Matti. Dove? Matti. Tu qual è Matti? È appena risulta, bene, altri posti? Alba, Rivoli, Villar Perosa, Pinasca, Paesana, Grande Dio, Haute-Maurienne, Bessan. Beh, molto bene, quindi arriviamo davvero da parti molto diverse. Credo sia sempre bello fare una messa quando si è così da parti diverse, perché ci ricorda che la messa è una cosa molto seria e molto bella. La messa è per far sì che davvero per mezz'ora, tre quarti d'ora, tu credi seriamente che chiunque è lì, che venga da Piscina, Volvera, Centallo, Boves, Alba, Torino, è tuo fratello e tua sorella. Di razza italiana, di razza che ne so io, è italiano, uomo, donna, giovane. La messa è molto impegnativa, se entri dentro tu per tre quarti d'ora lavori per credere che l'altro è tuo fratello, e crederci anche quando torni giù, bello. Vogliamo vivere questa esperienza in un posto bellissimo dove molti di noi sono qui per ringraziare, alcuni per portare delle intenzioni importanti, ne leggo alcune, ma sicuramente poi ce ne sono tantissime altre. Oggi in modo particolare un folto gruppo è qui per ricordare Franco è un caro amico che era qui l'anno scorso a questa messa e poi ahimè scendendo è caduto ed è morto, e qui ci sono dei nipoti, poi ci sarà anche una preghiera della figlia che leggeremo alla fine. Lo ricordiamo davvero di cuore. Ricordiamo un ragazzo che deve fare delle scelte molto difficili, e lo ricordiamo, una signora che sta passando un momento faticoso. Voglio ricordare anche un mio carissimo amico Davide, c'è sua moglie qui, e Davide purtroppo ci ha lasciato già in giovane età, e c'è la moglie, ciao Silvia, e oggi sarebbe l'anniversario proprio oggi di matrimonio. Quanti anni? 23. Poi ricordiamo Cornetto Giuseppe, Lina Serio, due persone che ci hanno lasciati. Ricordiamo Lina e tutta la famiglia, Mario Orlati, Vignard Domenico, e sicuramente tutti abbiamo persone care. Quando si va in alto, sovente vengono alla memoria persone che noi diciamo in cielo, sicuramente in un'altra vita, e le ricordiamo. E poi abbiamo anche tanti motivi belli per dire grazie. Tra noi ci sono due persone che compiono gli anni e quindi facciamo tanti auguri, e loro sono qui sicuramente a ringraziare. Uno è un maschio, quindi si può dire l'età, ha 60 anni, dov'è? Roberto, eccolo là, 60 anni oggi, auguri. E l'altra è Silvia, no, è una donna, non sappiamo quanti anni fa, c'ha 28, 29. Facciamo gli applausi. C'è un'altra persona che fa gli anni, dov'è? 76.
c'è un'altra che fa domani, auguri, buone, a domani. Grazie. Ti chiami? Barbara. Barbara. Molto bene, credo sia molto bello poter essere qui e affidare. Allora facciamo, prima di cominciare, 30 secondi di silenzio e idealmente ciascuno di noi su questo altare mette le sue intenzioni. C'è chi ringrazia, c'è chi ha persone da ricordare, molti magari quando siamo partiti ci hanno detto ah laggiù poi ricordami, abbiamo io come vescovo, ma credo molti di voi, vogliamo ricordare anche i giovani che sono a Lisbona oggi, io ricordo tutti quelli della mia diocesi, ma sicuramente possiamo ricordarli tutti quanti. In ogni caso facciamo 30 secondi di silenzio e proprio idealmente mettiamo qui nomi, persone, rimettiamo qui sull'altare, poi la messa sarà una lunga benedizione proprio su queste cose che mettiamo qui. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui 3 capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: Questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo. All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: Alzatevi e non temete. Alzando gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: Non parlate a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Sono un pensiero breve perché molti di voi sono in piedi e poi dobbiamo ancora tornare, ma mi veniva in mente mentre salivo e guardavo queste meraviglie, ma come viene in mente adesso, come viene in mente a chi di noi ama la montagna quando va in montagna, la montagna effettivamente ti aiuta a pensare a qualcosa di più che non a te stesso, credo. Quando vai in montagna viene quasi spontaneo guardare i cieli, guardare questa immensità, l'orizzonte, e credenti e non credenti dire: bah, almeno dire c'è qualcosa di più di me, ci vede, c'è qualcosa di molto più grande di me, delle mie cose belle, dei miei successi, dei miei guai, guarda lì, guarda che roba, guarda che roba, siamo piccoli e c'è molto molto di più, e più sali più si allarga l'orizzonte e più ti viene da dire guarda quanto è grande il mondo, quanto c'è oltre me, e sovente viene anche da dire ma ci sarà addirittura un Dio da qualche parte. Chi è credente ogni tanto ti risuona. La montagna, la bellezza, il panorama, l'altezza, il cielo, ti fa pensare ci sarà un Dio. Ti aiuta a pensare a Dio. Ma tante volte ho trovato persone che mi dicono: io in montagna sento un tremendo vuoto. È anche vero. Mamma mia, guarda il burrone, guarda lì. Dici, altro che pensare a Dio, penso, oddio, se vado giù di lì, penso al vuoto, penso al niente, e ti senti piccolo, piccolo, dici, ma sono un granellino, guarda che roba, sono fragile, poi soprattutto quando camminando magari fatichi, dici, oddio mio, per fare 4-5 chilometri, mi manca il fiato, è interessante, eh? È bella la domanda, ma la montagna aiuta a pensare a Dio o a pensare al vuoto, al niente? Interessante, tutte e due, tutte e due, perché nella vita tutto ci aiuta a pensare a Dio
e a pensare all'opposto di Dio, al male, al nulla, al niente, al vuoto. È vero. Per questo è interessante che quando vivi queste esperienze qui ci sia qualcosa che ti aiuti a propendere per una presenza divina e non per il vuoto dentro cui ti perdi. È bello arrivare su una cima e trovare ogni tanto di una montagna una croce, per chi è credente. È bello arrivare qui e trovare una statua enorme di Maria, che è messa lì per cosa? È messa lì per dire, almeno ai credenti, quando ti senti un po' perso o quando hai queste intuizioni di bellezza che ti fanno dire ma dai che Dio c'è, lei è lì a dirti, ehi Ciccio, è certo che c'è, io l'ho incontrato. Che bello, mi piace sempre quando arrivo qui sulla cima vedere questa enorme statua di Maria. E che sembra dirti, allora Dario, ricordati, Dio c'è, anzi di più, è concretissimo. Perché sapete, di Maria noi diciamo tante cose, ma c'è una cosa che dobbiamo imparare a ripeterci. Chi è Maria? Oggi è la sua festa, Oggi è proprio la festa della Madonna della Neve. Maria è colei che ha toccato la concretezza di Dio. L'ha portato in grembo 9 mesi, più toccato di così. L'ha allattato, lavato, l'ha curato, gli ha dato da mangiare. Dopodiché l'ha avuto per casa per 30 anni. Poi l'ha visto fare miracoli, l'ha visto risorto. Maria ha toccato con mano la concretezza. Per aiutarci, quando siamo in montagna, oscilliamo tra ma certo che Dio c'è e oddio, sono perso nel niente. Dio c'è, è concreto. Bello, Per aiutarci tutte le volte che fatichiamo a pensare che Dio davvero concretamente segua me. Bello. Io ogni tanto ci penso a questa statua del Roccia Melone, anche perché è bella massiccia. Che ti dice, no, io l'ho toccato Dio, fidati, c'è. A Maria il primo grande miracolo che dobbiamo chiedere è quello, che ci aiuti sempre a ricordarci che Dio c'è e ci segue, concretamente. E che magari aiuti anche la nostra società, i nostri figli, le nuove generazioni. Sapete, si dice che in questo nostro mondo Dio è evaporato. Evaporato. Bella, questa definizione. Nella nostra società Dio è evaporato. Sapete, se tu prendi una bacinella e la metti al sole in questi giorni, quando torni non c'è più niente. E uno dice non c'è più l'acqua. No, non è che non c'è più, è evaporata. Cioè è diventata impalpabile come se non ci fosse. E nella nostra società Dio è diventato un po' così, è impalpabile, soprattutto per le nuove generazioni Dio è sempre più evanescente. Che bello, siamo qui anche per pregare per le nuove generazioni, che possano, secondo la loro via, la loro strada, nei suoi modi, ma ritrovare la concretezza di Dio. E non solo la concretezza di Dio, Dio così generico, sapete, noi siamo cristiani, stiamo celebrando la salvezza di Dio. La salvezza è molto di più ancora della salute, la salute è già una cosa importante, ma la salvezza è molto di più dello star bene, del benessere, del sentirsi bene. Sapete, va di moda nelle ricerche moderne sentirsi, qualcosa che mi fa sentire bene, va benissimo, ma la salvezza è molto di più. La salvezza è quella volta che hai la sensazione di essere niente, di essere sperso nel niente, lì sul limite di un burrone come sono loro. Aver la certezza che tu sei qualcosa per qualcuno, per Dio. Maria è quella cosa lì. Che bello, nel Vangelo Maria è quella che aveva sempre la sensazione di essere qualcosa di importante per qualcuno di importantissimo che è Dio. Nell'Annunciazione ha detto io e l'angelo ha detto sì, tu, Dio ha pensato a te perché ti ama. E poi nel Magnificat ha detto non so che dire, ma Dio ha pensato a me. E poi eccetera, eccetera, eccetera. Io credo che oggi possiamo tornare a casa soprattutto con questa idea. Sapete, Roland Barthes, nel frammenti di un discorso amoroso, aveva una frase bellissima, che dice così: non significa dunque nulla per voi essere qualcosa per qualcuno? Bellissimo.
non significa dunque nulla per voi essere qualcosa per qualcuno? Nella vita abbiamo imparato che è la cosa più importante. Valer qualcosa almeno per una persona, per due, per qualcuno. Il tuo compagno, tua compagna, tuo marito, tua moglie, tuo padre, tua madre, gli amici. Beh, sapete, tantissimo, eh? Quando vedi qualcuno dice ciao e ti sorride. Dici, oh, sono importante per qualcuno. Bene, chi è il cristiano? Il cristiano è colui che sa di essere importantissimo, addirittura per Dio. Bello essere qui, dove sembra di essere sul vuoto. E voi sapete che la vita è sempre sul vuoto. Il grande pericolo della vita è che non serva a niente, che sia senza senso, che finisca in un niente. Lo sappiamo tutti, no? E invece sapere, che bello, e continueremo a celebrare questo adesso. Tu, che hai 20 anni, 28, 30, 60, 76, eccetera, eccetera, tu sei tanto per Dio. Torniamo a casa con queste immagini e queste idee. Concludiamo, sapete, il Vangelo di oggi, che è il Vangelo che si sentirà anche domani nelle nostre chiese, è la trasfigurazione. È interessante perché, ci pensavo mentre camminavo, sapete, quando uno cammina, delle volte un po' più in forma, delle volte un po' meno, quando sei un po' meno in forma, serve molto qualcuno vicino che ti dice dai, o che addirittura ti dà una mano, magari ti porta un pezzo allo zaino, aiuta un sacco. Grazie Aldo. Ah, c'era proprio qualcuno. È sempre così in tutti i cammini, a volte uno, a volte un altro. Bene, sapete, il Vangelo diceva proprio questo. Diceva, c'era un gruppo di persone, erano i discepoli, che stavano faticando perché la salita, anzi addirittura stavano dicendo, ah no, se la salita è così io non salgo. Perché Gesù aveva detto loro 7 giorni prima, io vado a fare una salita molto ripida, vado a morire. E loro gli hanno detto, ah no, non è possibile, no. E lui li ha visti per una settimana distrutti, perché certo, quando qualcuno dice una settimana si muore, è tremendo. E allora Gesù li ha presi, li ha portati su un monte alto e si è trasfigurato, e cioè gli ha fatto vedere un attimo il paradiso. E loro hanno detto, ah beh, se è così, dai, si cammina. Allora si cammina, bellissimo, quella è la trasfigurazione, eh? Che vuol dire non solo che quel giorno è successo questo miracolo, ma quello è Dio. Chi è Dio? Non è uno che sta chissà dove. È uno che è sempre a fianco al tuo cammino. Gesù Cristo risorto è al tuo fianco per le tue passeggiatine in pianura e per le tue salite e per i momenti erti dove non ce la fai più e ti dice dai, ci sono, se la puoi fare. E c'è una meta che ti aspetta, vai avanti. E allora riceviamo la benedizione con questa immagine profonda di Dio. Maria su questo ci insegna sempre. Lei lo sapeva che Dio è così. E ha fatto molte salite perché lei lo sapeva. Che ci aiuti a ricordarcelo sempre. E come dico sempre nelle messe importanti, su una cima così importante, sapete, dopo ogni messa bisogna sempre dire una frase importante che è questa. Questo è il primo giorno del resto di tutta la nostra vita. Abbiamo ancora una volta visto che il Signore c'è e il Signore si fa a pezzi per te, si spezza la schiena. Va tranquillo. Ritorniamo a casa così. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente vi benedica e vi protegga, faccia risplendere il suo volto su di voi, vi doni pace, serenità, fiducia e salute. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome e con la gioia del Signore, vivete in pace. Grazie a Dio. Buon ritorno e buona vita a tutti quanti. Grazie. E ancora un applausone ai 3 festeggiati, facciamo la foto con i festeggiati. Ah no.
Scusate. No, poi facciamo l'applauso, però mi sono totalmente dimenticato. Gli hanno affidato un compito. Sì, no, la figlia di Franco. La cugina Chiara mi ha affidato questo compito. Ciao papà, il 1° agosto dello scorso anno, al mattino presto, sei partito con grande entusiasmo per tornare sul tuo adorato Rocciamelone. E sappiamo che arrivato in cima eri tanto contento di esserci riuscito ancora una volta. Poi in un attimo tutto è cambiato. In questo anno difficile, passato a ricostruire equilibri, come tu ci hai sempre insegnato, nei momenti di sconforto guardavo le montagne e ti immaginavo lassù, vicino alla Madonnina, a guardare il panorama sorridendo e respirando a pieni polmoni. Forse non ho mai indovinato la punta che dovevo guardare, ma ricambiavo il sorriso e tutto diventava più semplice. È sempre stato così con te. Tu non ti sei mai arreso di fronte ai problemi. Tu con un sorriso trovavi la soluzione. Ringraziamo Dio e la Madonna del Rocciamelone per tutto questo, per averci donato chi ci ha insegnato come affrontare anche questi momenti, e per aver messo sul nostro sentiero le tante persone che ti hanno voluto bene e ce ne vogliono tuttora. E allora, papà, lassù con la Madonnina, continua a guardarci, a proteggere noi e tutti i tuoi cari, a sorriderci e soprattutto a non smettere mai di respirare a pieni polmoni, con gioia piena, nell'attesa di ritrovarci con una grande festa tutti insieme.